Mario Di Capo. Mister, prima di tutto una domanda sulle convocazioni. Non c'erano Santos e Ventivegna, da dove nascono le loro, diciamo, le loro non disponibilità? Perché la società ha messo i ragazzi in lista di uscita, no? E quindi proprio per ovviare qualche infortunio, quindi per questo non sono stati convocati. Daniela Santos. Mister, buonasera. Buonasera. Ritorno al passato, un centrocampista in attacco come non succedeva dalla settima di campionato. Qual è stato il meccanismo con cui ha fatto queste scelte? Il meccanismo è semplice. Un centrocampista che è un trequartista. E la squadra non mi è dispiaciuta, non è un discorso di uomini ma di atteggiamento, e quindi se la scelta è stata fatta in virtù di questa situazione perché ci sono dei motivi validi, e quindi l'allenatore sceglie chi secondo lui ritiene opportuno durante la settimana, chi dà il 110%, e quindi questa è la scelta. Sì, mister, buonasera. Un 2003 che ancora non sorride alla Juve Stabia, 3 partite, 1 punto. Qual è il discorso da fare alla squadra in questi momenti e come valuta la prestazione di Peluso? Una buona prestazione, fatemi dire Peluso. Sono i due terzini che ho a disposizione, Maggioni e Peluso. La scelta, se è quella la domanda, è stata fatta perché Maggioni non era disponibile, quindi non si è allenato negli ultimi 3 giorni, era in panchina. Al di là di quello, Peluso a me è piaciuto, ha fatto una buona prestazione. E i discorsi che si fanno nel quotidiano ai ragazzi è sempre quella di mentalità, non mollare mai, e quindi di non sbagliare tanto tecnicamente, perché oggi per qualche passaggio, qualche errore di troppo, non abbiamo fatto delle ripartenze importanti. Però abbiamo perso una partita per un episodio, ultimamente ci gira male, però bisogna continuare a lavorare. Dica. Mister, a parte gli episodi, chiaramente è una squadra che ha costruito pochissimo, dall'altra parte non è che si è costruito molto di più, alla fine, come diceva, l'episodio ha contato tanto. Ma cosa succede a questa squadra nelle ultime 5 partite, 4 punti? È chiaro che ora, è vero è che il quinto posto è ancora lì, però il quintultimo è a 7 punti. Infatti non bisogna parlare del quinto posto, bisogna parlare del quintultimo posto. È una squadra che ha dato il massimo durante il girone d'andata, e quindi adesso c'è un momento di difficoltà, e quindi come non mi esaltavo quando avevamo fatto una striscia positiva, non mi deprimo adesso, quindi l'equilibrio è quella medicina migliore, quindi è giusto che magari fuori ci si illude, no? Sul quarto o quinto posto, ma noi la realtà è un'altra, è quella che dobbiamo fare i punti e lottare su ogni pallone, perché come ho detto in passato, in tempi non sospetti, c'è il girone d'andata, il girone di ritorno è un altro torneo, quindi è un altro campionato, i punti bisogna conquistarseli contrasto dopo contrasto, ecco, e in questo noi dobbiamo migliorare, non so se è un discorso di caratteristiche fisiche, morfologiche, non lo so, però qualche pallone di troppo, ecco, lasciamo a desiderare su qualche contrasto, perché poi lì si giocano le partite. Se vinco un contrasto sto nella metà campo avversario, se lo perdo loro si catapultano nella nostra metà campo, però la devo vedere nei 95 minuti la partita. Quell'episodio, se non erro, il primo gol che prendiamo su palla inattiva, quindi su una ripartenza nostra fatta bene con D'Agostino, sul nostro fallo laterale a favore, andiamo a prendere un calcio d'angolo. Questo non deve succedere, ci sta succedendo spesso, non deve succedere con una squadra comunque e la maggior parte sono giocatori esperti. Ci capita spesso, e quindi nonostante poi andiamo a valutare, a individuare quelle che sono le situazioni da prevenire, però adesso ci gira male, bisogna lavorare. Mister, la Juve Stabia appare in difficoltà, questo è un dato certo. Si aspetta qualcosa dagli ultimi 8 giorni di mercato? Guarda Daniela, io penso ad allenare i ragazzi che ho. Società, se viene qualche ragazzo, ci viene a dare una mano, è ben accetto. Perché
adesso con sono usciti tre giocatori, due adesso sono in vista di partenza, quindi la Juve Stabia perde 5 giocatori, però io non mi lamento, non mi sono mai lamentato, è 6 mesi che parlo con voi e continuo ancora a lavorare con i giocatori che ho a disposizione. Siamo in un momento dove all'andata per esempio sono stati fatti 9 punti in 4 partite, al ritorno solo 4, mentre arriviamo a un tour de force con 7 partite difficili, molto difficili sulla carta, tra cui anche il Catanzaro e il Crotone in casa e il Pescara fuori a chiudere queste 7. Come si esce da questo momento non facile, forse il secondo di questo campionato? Guarda, in tempi non sospetti, quando parlavo delle volte di polvere sotto al tappeto, si era vinto e magari ero un po' rabbuiato, ero un po' nervoso, mi si prendeva per matto, no? E quindi abbiamo messo dei punti in cascina, dobbiamo continuare a mettere i punti in cascina. C'erano delle partite al di là delle squadre che sono davanti a noi, ma qua non c'è nessuna partita facile. Domenica abbiamo una partita dura, è una finale per noi e quindi dobbiamo fare qualcosina in più. La domanda, sai, sul mercato da prima era Daniela, non la commento, oppure l'ho commentato, lavoro con i ragazzi che ho, però c'è bisogno di qualcosa che ci dia una mano. Ma se ciò non accade, io devo combattere con i miei ragazzi, come abbiamo fatto il girone di andata, lo dobbiamo fare nel girone di ritorno. Fermo restando che è un altro campionato e loro lo sanno e glielo ripeto nel quotidiano. Grazie.